Sono Mario Galliani, un artista, un pittore, questo è il mio studio. Beh, diciamo che non c'è un anno in cui, un mese, un giorno in cui mi ricordi di aver deciso di fare l'artista. Ho dei ricordi dell'infanzia, un nonno, dei genitori che mi portavano nei musei a Parma, io vivo tra Parma e Reggio Emilia, quindi ricordo queste visite alla Pinacoteca di Parma, alla cupola del Correggio, oppure al primo dipinto del Parmigianino, che vide una steccata, quindi un'infatuazione sicuramente, no? Un'emozione forte, che poi trovò appunto da parte mia, da bambino, un corrispettivo nella natura. Disegnavo animali, uccelli, quindi c'era questo rapporto con la natura. Beh, la pittura è diventata, diciamo, una ragione di vita, insomma, praticamente non riuscirei. Anche se non dipingo a volte, disegno per molti giorni, succede, perché io insegno anche all'Accademia di Brera, a Milano, appunto sono docente di pittura, quindi succede che praticamente mi trovo anche a non farlo, però lo faccio con le parole. Il grande formato chiaramente è una scommessa, una sfida. Più la tavola è grande, più mi piace, quindi magari sarà anche per un precedente. Del 91, quando ho dipinto un grande sipario del Teatro Stabile di Reggio Emilia, il Teatro Valli. Il tema ricorrente, diciamo, è lo spazio, è questa sorta di grande nebuloso, di grande cielo costellato da stelle, pianeti, oppure anche acquatica, c'è il rapporto fra acqua e cielo, quindi fra alto e basso, no? Quindi c'è un rapporto originario, dove fluttuano figure, immagini, non sempre figurative, a volte anche informale. Beh, certamente questa mostra si apre con un Tintoretto, non a caso, perché poteva essere anche magari un Tiziano, poteva essere un Raffaello. Beh, forse perché l'artista Tintoretto rappresenta questo grande fuoco, questa energia che si spegne soltanto con la sua morte, no? Perché ha dipinto veramente. Quindi c'è una sorta di continuità tra questo desiderio del fare, di una geografia culturale, quella italiana, che ancora oggi sopravvive. E sicuramente con le, sì, dal Rinascimento in poi. Quindi questa idea anche di una bellezza che in qualche modo possa essere rivelata attraverso varie forme dell'arte, non solo quelle della pittura, della storia, dell'arte di ieri, ma anche quella di oggi.